Almeno 10, se non di più. Non solo acquisti, il Napoli sarà impegnato d'ora in poi anche nelle cessioni. In lista di sbarco, oltre ai rientri da prestiti, Bucchi, De Zerbi e Rullo, tanti giocatori dell'ultimo organico. Tra i portieri andranno via almeno due tra Iezzo, Gianello e Navarro. In difesa, tra Santa Croce, Aronica e Rinaudo, saranno ceduti almeno due. A centrocampo andranno certamente via Modi e Pazienza, in bilico anche le posizioni di Blasi e Montervino. Infine l'attacco. Denis dovrebbe essere ceduto, forse in Argentina, lo stesso dicasi per Zalaieta. Intanto il Napoli ha risolto oggi tutte le comproprietà senza dunque aver bisogno di andare alle buste. Nessuna sorpresa con i rinnovi per Zalaieta e Calaiò, che però non giocheranno nel Napoli. Nello specifico il difensore Tommaso Romito è stato ceduto definitivamente al Pescara, come il portiere Biagio del Giudice alla Versa Normanna. Gare e tutto dell'Atalanta, nell'ambito dell'affare che ha portato Cigarini al Napoli, come Maurizio Domizia interamente l'Udinese, nell'ambito dell'acquisto di Quagliarella. Infine il rinnovo della compartecipazione con il Siena per Calaiò, che potrebbe andare al Cagliari o restare in Toscana, rinnovo con la Juventus della comproprietà di Zalaieta, che quasi certamente sarà ceduto in Spagna, e Spagnolo e Betis sono sulle sue tracce.